No, no, resta, resta. Abbiamo una baronabia. Ogni figlia della luna aveva o la grotta o la capanna a sé, non vivevano insieme. Si radunavano soltanto il venerdì e il giorno della luna per le tante sacre, sopra la piana sacra dove andremo poi a bere. Quel giorno Bianca stava all'interno della capanna e sente un ragazzo picchiare, sente un fischio, qualcuno saliva dal sentiero che abbiamo appena percorso. Allora da dietro il padre di questa capanna, lo guarda e vede salire un ragazzo. Sembra che fosse Bettina, il ragazzo che camminava dondolando così qua, che picchiava tutto sereno, felice, andava per fuori, aveva un bastone.